Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non essere mai stato tradotto in giapponese. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché, dopo aver dato spazio a Super Mario Wonder, ora è giunto il momento di parlare di Super Mario RPG Remake. Se infatti l'annuncio di un platform in due dimensioni dell'idraulico italiano era solo questione di tempo, la situazione cambia di parecchio quando si tratta di un ritorno richiesto a gran voce per decenni e che fino a una settimana fa sembrava uno scenario impossibile. Invece eccoci qua, mancano pochissimi mesi alla pubblicazione di questo rifacimento e secondo me è giusto sottolineare l'importanza di Super Mario RPG e anche il perché il suo remake è un evento epocale. Quindi, prima di mettervi comodi per gustarvi una bella retrospettiva dal sapore nostalgico, se video del genere vi piacciono vi invito a iscrivervi immediatamente al canale per mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. L'obiettivo è quello di raggiungere i 99.999 iscritti prima del 17 novembre. Ce la possiamo fare. Bene, vi ho detto tutto, iniziamo! Il connubio tra Super Mario e RPG al giorno d'oggi non sembra così strano. In fondo, nel corso degli anni abbiamo imparato ad apprezzare le escursioni di Mario nel mondo degli RPG grazie principalmente a due serie, quella di Paper Mario e quella di Mario e Luigi. Purtroppo si tratta di due saghe che si trovano in un momento storico molto particolare. Paper Mario ha praticamente abbandonato le sue radici ruolistiche da una quindicina di anni, mentre difficilmente vedremo un nuovo episodio della serie Mario e Luigi dopo il fallimento di Alpha Dream. Quindi il ritorno di Super Mario RPG nel 2023 ha un doppio valore. Da una parte rappresenta una sorta di rinascita di uno specifico tipo di spin-off marieschi, ma al tempo stesso ci permette di conoscere le origini di questo panorama videoludico. Perché senza gli sforzi congiunti di Square e Nintendo, che nel 1996 pubblicarono solo in America e in Giappone uno dei titoli Super Nintendo più belli e influenti di sempre, beh, non ci sarebbero mai stati né Paper Mario né Mario e Luigi. Ma andiamo con ordine. Siamo nella prima metà degli anni 90 e Nintendo sta dominando il mercato con il suo SNES, il Super Nintendo. La console vanta una libreria immensa, grazie soprattutto al supporto delle terze parti che scalpitano per pubblicare i loro titoli su questo hardware di successo. Tra i partner più importanti c'è Squaresoft, che rapidamente si è imposta, al pari della sua rivale Enix, come uno dei nomi fondamentali per quanto riguarda il genere dei JRPG, i giochi di ruolo giapponesi. In madrepatria i giochi di ruolo stanno spopolando e a ogni uscita, serie seminali come Dragon Quest e Final Fantasy impongono nuovi standard qualitativi. C'è però un problema. In Occidente il genere non riesce a prendere piede. Dovete immaginarvi che 30 anni fa il mercato videoludico era profondamente diverso. Tutti i grandi publisher nipponici erano straconvinti che il pubblico giapponese e quello americano e anche quello europeo avessero delle sensibilità estremamente diverse e dei gusti opposti. In pochi credevano che titoli lenti e narrativi come i JRPG avrebbero mai avuto successo all'infuori del suolo nipponico e molto spesso distribuire prodotti del genere in Occidente era un rischio che nessuno si sentiva di correre. Per adattare giochi così ricchi di dialoghi ci voleva molto tempo e molta fatica e raramente veniva posta la cura necessaria per garantire la buona riuscita di operazioni del genere. Il risultato è che di quella sconfinata produzione di quegli anni da noi arrivò solo una piccola parte. In America la situazione era già leggermente migliore, ma comunque ai limiti del tragico. Pensate che dei primi 6 titoli della serie Final Fantasy arrivarono negli Stati Uniti solo il primo, il quarto e il sesto, che divennero rispettivamente Final Fantasy 1, 2 e 3. E nessuno di questi purtroppo riuscì a replicare il successo di pubblico riscontrato in Giappone. Ma da parte di Square la buona volontà c'era e l'azienda provò anche più volte a fare breccia nel cuore del pubblico americano. Innanzitutto partì con il localizzare alcune sue serie di successo riproponendole in America come spin-off di Final Fantasy nel tentativo di far crescere la popolarità del brand. Ed ecco che i primi 3 episodi di Saga divennero Final Fantasy Legend, mentre Seiken Densetsu divenne Final Fantasy Adventure. Ma fu con Mystic Quest che si provò a fare un ulteriore passo di apertura verso l'Occidente, creando da zero un titolo sviluppato in Giappone ma pensato per il pubblico americano. A capo del progetto fu messo Chihiro Fujioka, e segnatevi questo nome perché ci tornerà presto molto utile. Ma quindi, come rendere appetibile Final Fantasy agli americani?
Beh, l'idea fu quella di mischiare elementi ruolistici a tratti decisamente più action-adventure, il tutto abbassando drasticamente il grado di sfida percepito. E questo era un punto fondamentale per Squaresoft, che riteneva i giocatori non giapponesi, molto meno pazienti e molto meno hardcore, tanto che il titolo presentava in copertina dei proclami bellissimi, dove c'era scritto un'avventura role-playing entry level, guida strategica gratuita, o anche sul retro era riportato ecco la tua occasione di giocare il primo RPG per giocatori alle prime armi mai fatto al mondo. Nonostante lo sforzo e il prezzo budget, anzi forse proprio a causa di questi fattori, Mystic Quest non riuscì a riscontrare il successo sperato. L'unica soluzione rimasta a Square era quella di riuscire a catturare il pubblico tramite un nome di richiamo, un'icona che avrebbe saputo attirare i giocatori di tutte le età. Nel mentre, Shigeru Miyamoto, proprio in quel periodo, iniziava a immaginarsi un titolo di Mario lontano dalle dinamiche dei platform. Miyamoto voleva un JRPG di Mario, un'esigenza dal tempismo perfetto. Su Super Nintendo Mario aveva dimostrato un potere enorme e tutti i suoi spin-off, si trattasse di titoli sportivi, racing game o puzzle game, tutti riscuotevano sempre un grande successo di critica e di pubblico. E fu così che iniziarono le contrattazioni tra Nintendo e Square, uno dei suoi più potenti alleati dell'epoca, per far sì che prendesse vita il gioco di ruolo di Mario, un titolo che sarebbe nato dagli sforzi congiunti dei due colossi del mondo dei videogiochi. I lavori sul progetto nacquero formalmente dopo il primo incontro tra Miyamoto e una delegazione Square, avvenuto nei primi mesi del 1994. Ci vollero praticamente 2 anni per dare alla luce un progetto così ambizioso, soprattutto per riuscire a capire quale fosse la direzione da intraprendere. Ad esempio, ha risaputo che ci fu un primo momento di tensione, anzi forse incomprensione, quando Square, nel presentare il progetto a Miyamoto, mostrò un artwork di Mario con spada e mantello, un Mario completamente immerso nell'immaginario di Final Fantasy. Per Miyamoto una cosa del genere non aveva senso, era inaccettabile, e al massimo si sarebbe riuscita a immaginare Mario armato del suo fido martello. Un rifiuto delle armi che, se ci pensate, è andato avanti per parecchio tempo, fino all'arrivo di Mario Rabbids Kingdom Battle. Però per quanto riguarda Super Mario RPG, quello del combat system fu un punto lasciato in sospeso anche dopo l'inizio effettivo della produzione del titolo, e la sua forma finale fu in realtà scelta dal pubblico. Infatti alla V-Jump Fest del 1995, Miyamoto e Fujioka, ora uno dei due director del titolo, svelarono al pubblico il gioco mostrandone per la prima volta il gameplay. La scelta del combat system fu affidata a una sorta di applausometro. I due chiesero infatti al pubblico di esprimere la loro preferenza per spada e magia oppure per il martello, e in base alla rumorosità della risposta decisero di implementare la seconda soluzione nei combattimenti. Tolta questa piccola, grande incertezza, l'idea alla base fu però condivisa immediatamente. Super Mario RPG sarebbe dovuto essere un titolo in grado di trasportare l'essenza di Mario all'interno dei canoni dei JRPG, proponendo sì un forte impianto rolistico, ma rimanendo fedele a quell'immaginario estremamente popolare in tutto il mondo. Lo sviluppo fu portato avanti da Square, ma Miyamoto agiva da consulente esterno e periodicamente revisionava i progressi svolti dal team di Fujioka e forniva un feedback sulla direzione che il progetto stava assumendo. Da un'intervista del 1995, tradotta solo in tempi recenti, sappiamo che Fujioka e il suo team faticarono non poco nel dover costantemente riadattare i propri sforzi per renderli conformi alla visione di Miyamoto, l'unica persona in grado di capire se effettivamente una cosa fosse abbastanza da Mario. Inizialmente Square lavorò su un game engine derivato da Final Fantasy VI, e grafica e gameplay erano esattamente quello che ci si aspettava da una produzione Squaresoft di quegli anni, ma ben presto il team decise di abbandonare la visuale dall'alto per proporre qualcosa di molto più sperimentale. Infatti lo studio giapponese subì incredibilmente il fascino dei Donkey Kong Country di Rare e decise quindi di creare qualcosa di molto simile alla grafica dei platform 2D, reimmaginando il tutto a partire da dei fondali pre-renderizzati. Insomma, col senno di poi, questo approccio è stato fondamentale anche per l'evoluzione della serie di Final Fantasy, non trovate? Grazie all'utilizzo delle workstation di Silicon Graphics, le stesse macchine utilizzate per creare la trilogia dei Country e anche Killer Instinct, la qualità grafica del titolo raggiunse dei livelli eccezionali per l'epoca. La direzione artistica, che in parte strizzava l'occhio all'animazione in clay motion, donava all'opera colori sgargianti e scorci tanto originali quanto belli da vedere, e all'unicità del titolo
titolo contribuiva alla scelta di una prospettiva isometrica che rimandava la libertà di azione dei platform e degli action adventure, aggiungendo anche un bel grado di profondità grazie alla possibilità di movimento in 8 direzioni differenti. Tutto questo ben di Dio, però non dimentichiamoci che era pensato per il Super Nintendo, una console che nel 1995 era entrata ormai nella parte finale del suo ciclo vitale. Spremere al massimo l'hardware non era abbastanza, tanto che Super Mario RPG fu uno dei soli 3 giochi che furono distribuiti in Occidente all'interno di una cartuccia speciale, che arrivava con il chip SA1. Questo pezzo di hardware aggiuntivo garantiva, tra le tante cose, più RAM, capacità di memoria, di accumulo dati e compressione. Square si era imbarcata in un progetto straambizioso, da qualsiasi punto di vista lo si guardasse. Non dimentichiamoci però qual era l'obiettivo iniziale: far sì che JRPG diventassero digeribili anche in America. La visuale isometrica permetteva effettivamente una grande libertà di movimento, un gameplay fluido e dinamico che a forza di salti avvicinava l'esplorazione molto ingessata dei giochi di ruolo all'incedere di un action adventure, anzi quasi di un platform. Ma allo stesso tempo queste accortezze si ripresentarono anche nel cuore dell'esperienza ruolistica, ovvero il combattimento. Gli incontri casuali cedevano il posto agli sprite dei nemici che, una volta toccati, trasportavano all'interno di un'arena di combattimento. Qui il feeling tra menu, comandi di azione e turni è proprio quello che ci si aspetta da un JRPG, ma fu introdotta un'altra meccanica che rivoluzionava questo impianto molto passivo e che so attirerà l'attenzione di tanti di voi cresciuti con Paper Mario e Mario & Luigi. Infatti, premendo il tasto azione al momento giusto, si poteva incrementare l'effetto di ogni comando, conferendo un bonus offensivo in fase di attacco o una maggiore difesa durante la parata. Un'idea che, come sappiamo, diventerà la base dei titoli che verranno in seguito. Piuttosto che ripetere quanto accaduto con Mystic Quest, dichiarando senza problemi: tranquilli, è un JRPG così semplice che è alla portata di tutti, pure te potresti giocarci, per Super Mario RPG si scelse di non sacrificare nulla a livello di complessità, ma più che altro di implementare tanti elementi aggiuntivi per indorare la pillola. Certo, Super Mario RPG non è un JRPG difficile né molto longevo, almeno per gli standard del genere, ma il pacchetto completo è un'esperienza senza pari, un'avventura coinvolgente dall'inizio alla fine, che è rimasta nel cuore di tutti i giocatori che in un modo o nell'altro sono riusciti a giocarlo. E va citato assolutamente l'altro grande punto di forza del gioco, ovvero la colonna sonora di Yoko Shimomura, che mise la firma su un lavoro che oggi possiamo definire, senza alcuna esitazione, iconico. Il suo primo lavoro in Square Enix univa in modo perfetto le melodie di Super Mario a delle tracce inedite, creando ancora una volta una perfetta fusione di due mondi sulla carta molto distanti tra loro. Un trampolino di lancio per un artista che da quel momento in poi sarà associata solo ed esclusivamente a produzioni di altissimo profilo. E sono molto curioso di capire come questo remake si muoverà nei confronti dell'originale. Ad esempio, la grafica cattura le intenzioni originali del team e anche i remix proposti da Shimomura stessa lasciano intatto il carisma delle musiche del Super Nintendo. Il gameplay poi sembra aver accolto tante suggestioni più moderne nel suo combat system, come una UI completamente riscritta e anche un sistema di combo, ma il problema è un altro. Vedete, storia e scrittura di Super Mario RPG sono pervase da una comicità e da un'ironia che al giorno d'oggi potrebbero non essere semplici da riadattare in una produzione moderna. In pieno stile Square, infatti, il titolo è pieno, zeppo di detour di gameplay, minigiochi e sfide pensate per spezzare il ritmo di progressione, ma allo stesso tempo anche la sceneggiatura segue questo tono sopra le righe che difficilmente ci si aspetterebbe da una produzione Nintendo. In Super Mario RPG è un continuo di battutine, scenette e easter egg al limite della decenza. Tipo, nella stanza di Peach è possibile trovare a un certo punto, vabbè, magari ve ne parlo in uno shorts. Per questo motivo, comunque, il titolo arrivò con un po' di ritardo in America, circa 2 mesi dopo il lancio giapponese avvenuto nel marzo del 1996, proprio perché l'adattamento linguistico richiese più tempo del previsto, complice un atteggiamento censorio da parte di Nintendo America molto aggressivo durante quel periodo storico. Quindi Super Mario RPG, conosciuto da noi come Legend of the Seven Stars, arrivò come uno degli ultimi titoli pubblicati per il Super Nintendo, uno dei tanti fattori che contribuì alla mancanza di distribuzione in Europa, almeno ufficiale. Tra i costi di produzione delle cartucce speciali, la necessità di tradurre in altre lingue il gioco e delle proiezioni di vendita non entusiasmanti, il progetto non vide mai la luce nel vecchio continente.
un vero peccato. Dove disponibile però Super Mario RPG fu un vero e proprio successo, in particolare negli Stati Uniti, dove le vendite superarono le proiezioni di Nintendo e di tanto, arrivando a diventare uno dei titoli più venduti del 1996. Questo innamoramento da parte del pubblico dimostrò che anche l'Occidente poteva essere un terreno fertile per produzioni pensate per gli utenti giapponesi ed aprì le porte ad un futuro dove i JRPG, da lì a pochi anni, sarebbero diventati un fenomeno internazionale. Però le collaborazioni tra Square e Nintendo si interruppero lì e anche in modo brusco. Il passaggio alla quinta generazione di console vide una rottura insanabile tra Nintendo e Square, con questa che si unì ai ranghi di Sony per dare pieno supporto alla sua PlayStation. La storia dietro questo divorzio è estremamente complicata e vi rimando di nuovo al video di Gekigemu che tratta in modo impeccabile questo argomento. Però va detto che i lavori per un seguito erano già iniziati e in realtà Super Mario RPG 2 lo abbiamo giocato, anzi ce lo abbiamo già su Switch. Infatti, prima che il titolo passasse definitivamente in mano a Intelligent Systems, fu proprio Square ad avviare i lavori sulla produzione e molto probabilmente Nintendo optò per un nome inedito, Paper Mario, proprio per evitare beghe legali con Squaresoft. Quindi se Paper Mario, almeno all'inizio, era una sorta di seguito spirituale di Super Mario RPG, la serie di Mario e Luigi è un po' un figlio illegittimo. Lo studio responsabile di questa amatissima saga era infatti Alpha Dream, compagnia fondata nel 2000 proprio da Fujiwara e Tetsuo Mizuno, il secondo presidente di Square. Anche non conoscendo tutta la storia che c'è dietro, è impossibile non notare tutti i punti di contatto che ci sono tra Superstar Saga e i suoi seguiti e Super Mario RPG. Dalle musiche di Shimomura, ai colori vibranti, alle meccaniche di gameplay, fino all'umorismo che permea ogni capitolo, giocare a un Mario e Luigi è come riscoprire Super Mario RPG per la prima volta. Insomma, io spero di aver suscitato la vostra curiosità nei confronti di questo gioco che da noi è abbastanza sconosciuto. Infatti, a parte una distribuzione non ufficiale avvenuta grazie a Cdiverte in quegli anni, il titolo è riapparso solo molti anni dopo in via ufficiale su Virtual Console e anche all'interno del Super Nintendo Mini come uno dei giochi precaricati. Ma insomma, ci sta che tanti di voi non lo abbiano mai giocato. E poi spero soprattutto di essere riuscito a evidenziare la sua importanza, perché si tratta di un gioco seminale e per tanti diversi motivi, pronto ora a ritornare in un remake che ha dell'incredibile. Io non vedo l'ora che arrivi il 17 novembre e intanto vi aspetto nei commenti per continuare a discutere di Super Mario RPG. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e se avete apprezzato un video del genere, beh, vi invito a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi altri contenuti del genere. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro J, Michele RPG, super, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!